8 partecipanti, favorita esotica che ha all'attivo un quarto posto ottenuto al debutto. Per lei tante novità, compresa la pista dritta. Ci siamo partiti i cavalli dalla quinta del pomeriggio. Leggero controtempo Amidal che lascia lì qualche lunghezza. La più veloce dall'interno è Ionica che si porta subito a condurre nei confronti di Wealth o Black, che ben presto rileva al comando. In terza posizione per corsie esterne troviamo Siveca, in quarta all'esterno Queen Marine, poi tre cavalli la favorita esotica che ha alle sue spalle Katie Arianna, per corsie più esterno invece la figura di Majeur. Il primo parziale scivolato via così con Wealth of Black che non si è certo risparmiato in avanti, Ionica che mette pressione sui fianchi, all'esterno c'è Siveca, tra i cavalli cerca di filtrare anche esotica, questi quattro cavalli che se la vanno a giocare a 400 dal traguardo con Wealth Top Black, ancora il leggero vantaggio, all'esterno c'è l'attacco incisivo da parte di Esotica che è passata in vantaggio nei confronti di Ionica. Esotica al paletto dei 200 è davanti, Ionica che prova la rincorsa, per il terzo c'è anche Majeur che sta finendo bene, ma nel tratto conclusivo è solo gestione per Esotica che porta a casa la vittoria in maniera convincente nei confronti di Ionica e poi Majeur. Favorita a segno Esotica che dopo il quarto posto del debutto colleziona la vittoria numero 1 in carriera. Dario Di Tocco a bordo alla cavalla allenata dalla Endo Botti Galoppo, per i colori della scuderia La Tesa, figlia di US Navy Flag. Secondo posto per Ionica che poi era la controfavorita, al terzo di rincorsa Majeur che dopo il debutto cresce moltissimo dal punto di vista numerico. 2, 3, 5, l'ordine d'arrivo ufficioso numerico probabile della quinta, è tutto.